Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Doom 64. Allora, siamo arrivati alla mappa Alpha Quadrant. Sì, Alpha Quadrant, perfetto, compare anche la scritta. Partiamo da una zona chiusa. Ah, solo per vostra curiosità, mi sono un pochino informato su come si dovrebbero chiamare quei nemici. Gli Imp, per intenderci. E appunto sono chiamati Nightmare Imp. Wow. Ok, quel Baronovel lì. No, quel Baronovel, scusate, quell'Hell Knight lì va assolutamente fatto fuori. Accidenti. Ah, bene. Ho i colpi per il lanciarazzi. Sì, ne ho 69, voglio. Ok. Ok, da quello che ho visto sulla wiki, i Nightmare Imp sono molto più resistenti, nel senso che hanno molti più HP. Perché quello là, perché questi hanno lanciato una palla rossa invece che una sfera di energia verde? La vedete, è rosso. Ma che cazzo? Non mi dire che esistono anche altre versioni degli Hell Knight, cavolo. Ma questo com'è? Lo sto sprecando colpi. Olè. Quello? Cacodemone. Ma io non posso mica sprecare tutti i colpi così. Però il problema è che o sinistra o destra. Andiamo prima a sinistra, dai. Oh, ok. No, 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 no. No, no. Cacchio. Sono riuscito a cambiare in tempo. Sono riuscito a cambiare in tempo. Mamma mia. Olè. Saliamo. Comunque vi confermo anche un'altra cosa dalla Doom Wiki. Chiave gialla per attivare questo oggetto, e che cavolo. La mitragliatrice era come dicevo io, spara molto più velocemente ma fa meno danno rispetto alla mitragliatrice dei primi Doom. Cosa assurda. Oh, 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 calmi, 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 calmi. Che cacchio succede qui? Oh. Mamma mia, ma quanta vita mi hanno tolto. Non ho più armatura nemmeno. Ok, andiamo prima di qua, dai. Foto dei colpi. Ah, ok. Era tutto collegato. Ma quindi aspetta, Sono... Ma va... Sono ambienti totalmente in 3D, perché riflettete, qua siamo su un piano rispetto all'altro. È bellissima sta cosa. Non sapevo che Doom 64 fosse totalmente 3D. Ok, dai. Ci siamo anche fin troppo divertiti. Ora saliamo. Fermi. Scusate se la gioco un pochino safe, però qua voglio sopravvivere. Mi sa tanto di trappola qui, mi sa tanto di trappola, dai. Aspettate. 1, 2, 3. No? Col cacchio no! Ah, devo ammazzarli per forza. Aia, ma peccato alle spalle. Ma quanto cacchio gli ci vogliono? A volte 3, a volte 4 colpi, ok. Sì, però Doom 64 ti devi calmare con questi cambi architettonici improvvisi, eh. Ah, ok. Qui si ritorna lì. Perfetto.
Abbiamo la chiave gialla, però io avevo visto prima un corridoio qua, eccolo qui. Imp. Vabbè. Ma che caspita è? Mamma mia, ma quanti ne sono? Dai. Ah. Ok. E ancora. Ma quanti Hellknight ci sono in ste mappe? Non so nemmeno se sono quasi... Sembrano Hellknight, però vedete lanciano un tipo di attacco diverso. Lanciano delle sfere rosse. No. Suppongo facciano più male quelle sfere rosse. No, devi stare... dovete stare calmi tutti però. Dovete stare calmi tutti. Ok, nessuno alle spalle. Ancora. No, vabbè, ragazzi. Vabbè. Cioè, ditemi voi se questo vi sembra normale. Ancora! Ma va! Basta! Ah, ce ne sono anche dietro. Più di quanto ne immaginassi. Ancora. Finiti? O devo tornare fino in Timbuktu per poter camminare decentemente dopo? Sembra di no. Sembra che siamo finiti. Ok. Il problema sapete qual è? Che io non ho armatura, quindi basta un colpo che mi toglie tantissima vita. Accidenti. Ah, vabbè. Qui mi ricordo di essere entrato. Com'è che adesso sta... è tutto chiuso? Ok, questo e l'altro. Là che c'è? Oh, una mega sphere. È una mega sphere quella. Allora, facciamo così. Salviamo qui. Vediamo se questa... no, come la prendo? Ma come la prendo? Ah, non posso neanche prenderla. Ovviamente. Perché qua non si può saltare, c'è un muro invisibile e anche qui c'è un muro invisibile. Che cavolo però. Vabbè. Non si può fare niente, dobbiamo rinunciare alla Megasphere. Per coloro che non lo sanno, la Megasphere ci avrebbe dato 200 vite e 200 armatura. E probabilmente il power up, sì, anzi quasi sicuramente è il power up più curativo, più potente che Doom possiede. Allora andiamo di prepotenza dall'altro lato. Allora, a questo punto, non ho capito. Non credo di aver capito. Aspetta. Che è qua mo? Che sta succedendo? Che cosa ho fatto? Oddio però. Allora. Questo fa... ah, ok. Ok. Ho capito che facevo. Ah! Quella poi alza lì e poi devo fare la corsa di là. Ok, va bene, va bene. Uno, due, tre. Olè. Vabbè. Cavolo però, sti Nightmare Imp, eh. Non posso sparare e correre così velocemente allo stesso tempo, dai. Allora. Olè. Ok, e ce l'abbiamo fatta.
Questa sembra l'area finale della mappa, quindi adesso ci mettiamo. Carini carini qui, a beccare tutti quelli che possiamo prima di andare lì al centro, perché mi sa che è una trappola. Tiè, guarda qua, madonna. Ma vai con calma. Allora. Ah, ci sono anche gli spettri lì sopra. Bene. Ce n'è un altro lì. Poi ne avevo visto un altro. Eccolo là. Ok. Sembrano finiti tutti. Io non so se questi sono... Ma non credo siano i Baron Novel. Che i Baron Novel sono bianchi adesso. Non mi sembra. Ok. Piano. No. Non sembra che... Ok. Ah, scende. Oh. Che cavolo però. Allora, lanciamoci prima di qua. Ah. Eccoci qua. Poi. Hop. Facciamo così. Prendiamo anche questa roba. Dimmi che quella non è la switch per finire il livello. No, non lo è. È la switch per aprire l'armatura, vero? No. Ok. Si vede che il designer di Doom 64 piace tanto il lanciarazzi, perché veramente ci danno tantissimi colpi per quest'arma, ma veramente tanti, ai limiti del ridicolo. Certo. Ok, ok, calmi, calmi, calmi. Madonna, nello sorso in Doom 64 come sono infami, Chi è? Chi è? Vabbè. Ma non posso camminare però con quelli che mi... Ma poi è anche, sapete qual è il problema? È che è anche una linea retta lì. Allora, uno mi sembra di averlo abbattuto. Sì. Ok. Ripeto, queste mappe io non le conosco per niente. Quindi... Hop! Salva. Oh. Ah. Ce ne dovrebbe essere un altro ancora. Oh no, il berserk. Non volevo prenderlo però. Allora. Accidenti. Che trappola questa, Per andare dall'altro lato? Per prendere quelle? Ah. Le solite stupidaggini. Ok, questi li posso prendere facilmente. Anche quelli. Allora, chi è? Ok. Allora, siamo qui. Qualcuno mi ha visto. L'ho sentito. Ah, me l'ho visto qui. Vabbè però, madonna mia. Sta mappa è quel che è, Allora, questa si apre? No, questa non si apre. L'unica cosa che mi dice il level design è di andare in... vabbè però, ma non cadere per ogni singola cosa, mamma mia. Ok. Quindi devo far così per prendere l'altra roba dall'altro lato, ok.
No, sapete perché? Non tanto per le boccette, ma avevo visto che questi piccoli power-up dell'armatura potevano essermi utili. Quindi ho fatto una decisione, magari che ci ha fatto perdere un po' di tempo, però magari ce ne ha fatto guadagnare da un'altra parte. Ok, aspetta, eh. Ah, un solo colpo per... mi fa piacere, un solo colpo per il fucile. Ah, qui, da qui sono venuto, quindi 1, 2, 3. Ma perché? Perché si muovono ste cacchio di piattaforme mentre mi muovo? Allora, adesso ho aperto lì. Aspetta, 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 forse un'idea. Forse vuole che io salto da lì per quella finestra. Hop! Sì, voleva che facessi questo. Accidenti a me. Ok, lì si è aperto. No! Non dite niente, vi prego, non dite niente. Allora, hop. Sì, però. Vabbè, ma non diciamo brutte cose che poi mi chiudo nel canale. Non diciamo brutte cose. Però allora, quello che dico io, no, questo è un first person shooter, ok? Questo non è un livello di Crash Bandicoot. Se fosse un livello di Crash Bandicoot, mi darei ragione. Se fosse un livello di Crash Bandicoot vi darei ragione. Ma siccome non lo è, che caspita fate sti platform? Vabbè, vabbè. Siamo zitti, se no qua veramente... Oh, ma un salto decente ce la facciamo a farlo, perché anche lì si è aperta la cosa per l'armatura blu, Io per quel... Oh, si è aperta anche questa. Quindi chiave blu l'abbiamo presa. Bene, quindi possiamo andarcene, suppongo. Madò che casino sta. Ovviamente. Ti pareva che l'allegra con briccola non mi aspettasse qui. Olè. Mi sento tipo un torero a volte quando faccio... Vabbè che adesso la corrida non esiste più. Però... Dico legalmente la corrida non esiste più, perché non è che non esiste. Però... Ok, dai. Mamma mia. Accidenti, sta mappa come era incasinata, eh. Oh, 17 minuti addirittura ci ho messo per finirla. Vabbè, andiamo alla prossima. Research Lab. Bene ragazzi, vi ringrazio per essere stati con me anche per questo video. Ci vediamo alla prossima, sempre qui con Doom 64.